Le riformo la domanda che ho posto anche al Viol. La situazione mutata in campionato può cambiare anche le vostre prospettive su questa stagione in cui siete comunque ancora impegnati su tre fronti o si deve ragionare partita dopo partita? Sempre partita dopo partita, però io come allenatore sono molto soddisfatto di vedere una squadra come la nostra, dove siamo in Europa League, dove siamo in la Coppa e dove siamo anche in campionato. Perché si parla di tante squadre che sono così forti, però noi ancora siamo là, ancora giochiamo una partita di tanta intensità al livello che abbiamo giocato, che tutti dicono che è stato uno dei migliori Napoli in questi 2 anni, ultimi anni. E credo che come allenatore mi piace vedere la squadra giocare per 70 minuti a questo livello e dobbiamo, come ha detto Raul, ancora lavorare per migliorare la gestione di questi ultimi minuti. Che Napoli si aspetta domani? Napoli con le stesse intensità e capacità di aggredire l'avversario che abbiamo mostrato contro la Lazio o che abbiamo mostrato contro l'Inter. Se pensiamo che una delle squadre più in forma del campionato è la Lazio, che gioca una partita alla settimana, e noi andiamo a giocare là in trasferta e siamo meglio che loro, e lo facciamo bene, creiamo tante occasioni, e dopo arriva l'Inter, una delle squadre più forti del campionato italiano, del calcio italiano, e facciamo 70 minuti di controllo totale con 7 palle nette per vincere o stravincere, e credo che come allenatore mi sembra che domani possiamo vedere una squadra con fiducia, una squadra con intensità, e se giochiamo bene possiamo anche fare qualche gol. Senta, ovviamente a Napoli e non solo ha fatto molto discutere l'intervista che ha rilasciato a France Football e soprattutto quel passaggio in cui dice dovesse arrivare l'offerta giusta, al momento giusto, dalla squadra giusta, potrei anche prendere in considerazione l'idea di andare a allenare un altro campionato. Il Napoli ha la capacità, la qualità di fornirle l'offerta giusta al momento giusto o questo l'impressione? Questo lento allontanamento, un'impressione solo che colgono i tifosi e lei ancora deve decidere tutto. Io ho detto a gennaio che parlerò a aprile, questa è un'intervista di un mese fa, dove ho detto quello che ho detto tante volte, quando mi parlano della nazionale spagnola, quando mi parlano del Liverpool, o è un giornalista francese che mi fa una domanda sul mio futuro. Il mio futuro ancora non è deciso, sono molto contento qua, aprile devo decidere, chiaramente devo parlare con la gente che deve sapere tutto questo, però oggi non ho nessuna offerta, non ho nessun interesse particolare, solo farlo bene domani contro la Dinamo Mosca e dopo domani e la domenica a Verona, tutte queste cose. E la stessa risposta che ho dato prima è la stessa risposta che ho dato a loro, che esce oggi in francese, che è diverso, però la nazionale spagnola era là, Liverpool era là, credo che il discorso è sempre lo stesso. Aprile parliamo, mentre arriva aprile e provo a vincere qualche partita per 70 minuti stratosferico o 90 minuti stratosferico, ma ci proviamo. Gazzetta dello Sport. Buongiorno. La riporto sull'Europa League perché lei viene un po' dalla cultura inglese, i bookmakers danno il Napoli tra le favorite insieme al Wolfsburg. Lei è l'allenatore che questa manifestazione l'ha vinta più volte tra quelli che sono in corsa. Il Napoli è la società tra le 16 con il fatturato più alto, un argomento che lei ha toccato spesso. Se ci Dove è dovesse il fatturato più alto? sì. Se ci dovesse consigliare a noi scommettitori qui della sala stampa di puntare sul Napoli, ce lo consiglierebbe? L'Inter c'è nell'Europa League? Sì, però Il fatturato son adesso sicuro, son sicuro della statistica che le è ho. sbagliata, perché No, l'Inter ha un fatturato le assicuro di nettamente no. Le assicuro, neanche la Roma, le assicuro di no. al di là di tutto questo. Però volevo sapere se lei ci consiglia o meno Io non di scommetto. puntare sul Napoli. Io No, non noi, scommetto. No, io non non ce lo scommetto. faccia lei. Io solo ho fiducia nel lavoro che facciamo noi, non scommetto, e credo che la partita del Dinamo Mosca sarà una partita difficile. Loro hanno giocatori come Valbuena, Samba, Sirkov, questi giocatori che credo Cocorin, che sono giocatori di
è un livello altissimo e dobbiamo concentrarci su questa partita, farlo bene, e questo è quello che ho detto alla squadra e credo che Raul lo ha espressato chiaro. Prospettiva è la partita di Dinamo Mosca e dopo guardiamo avanti. Corriere del Mezzogiorno. Lo diceva lei prima, il Napoli è impegnato su tre fronti e anche bene, con risultati soddisfacenti. È la squadra italiana che ha fatto più partite rispetto alle altre. A questo punto della stagione, escludendo la Coppa Italia, tra Europa League e qualificazione diretta in Champions League, secondo lei qual è l'obiettivo più possibile? Non le chiedo quello che lei preferirebbe perché immagino che non ci sia una gerarchia, però qual è l'obiettivo più possibile? E poi un'altra piccola, Massimo Mauro è stato intervistato questa mattina dal mio giornale e gli ha chiesto in qualche modo scusa, insomma è pronto a stringerle la mano, volevo sapere lei se era altrettanto pronto ovviamente a stringere la mano a Mauro. Grazie. Io sono professionista, chiaramente se devo fare interviste lo faccio, non ho nessun problema e l'ho fatto tutta la mia vita e lo farei come al solito. Per parlare un po' della squadra, di dove siamo, lasciami solo scrivere, perché io sono così positivo, ciascuno può fare la scelta che le piace, però io dico sempre spalla a spalla, tutti uniti, e possiamo arrivare più avanti. Ho letto anche oggi, mi dicono qualche volta, ma ancora ti sorprende, però ho letto che io avevo fatto un cambio difensivo con Mesto invece Callejón, che questo è un segnale che doveva fare qualche cambio difensivo. Si può perdere una partita o pareggiare una partita come ha fatto il Milan nell'ultimo minuto facendo un cambio difensivo e nessuno ha detto ha fatto giusto quello che doveva fare, Pazzini, Bocchetti, va. Sono queste cose che io leggo ogni volta, come che la squadra ha avuto un calo fisico. Io ho i numeri, un staff molto bravo che lavora. La presenza dell'Inter nella nostra area durante il primo tempo è stato un 19,3%. Nel secondo tempo, quando facciamo tutto questi ultimi 15 minuti, è stato un 19,4%. Questo dominio, estradominio degli ultimi minuti, del cambio del modulo che ha fatto la differenza. Parlare di Mesto invece di parlare di Guzmán per fare il raddoppio di marcatura e dare una mano a Strinic senza cambiare il modulo, mi sembra un'altra volta che ancora non abbiamo capito che vogliamo fare qui. Tutti uniti per parlare di una squadra che in tre fronti, nel campionato, nell'Europa League e anche nella Coppa, che non ha nessuna preferenza di fare bene questa o l'altra, che la preferenza è fare la prossima partita e provare a vincere la prossima partita, che ha fatto più corsa che l'Inter nel totale, anche dopo in 10 giocatori, che non ho visto Andújar avere problemi alla fine della partita, che ha giocato con la squadra più in forma, la Lazio, un secondo tempo per vincere e tre giorni, quattro giorni dopo gioca contro l'Inter e fa una partita stratosferica, ha molta fiducia, ha grandissima condizione fisica, e puoi vincere la prossima partita contro Dinamo Mosca o l'altra, se dobbiamo vincerla, giocare contro il Chievo Verona cambiando giocatori ancora, avere un livello e puntare a fare qualcosa in campionato. Io sarei preoccupato se sono l'allenatore della Roma, della Lazio, della Sampdoria, della Fiorentina e dico guarda che questi fanno 40 partite e ancora fanno 70 minuti spettacolari. Questa è una squadra difficile da sbancare della sua posizione. Il mio obiettivo? La prossima. Dopo la domenica un altro. Dopo sarà un'altra volta l'Europa League. Però facendo la rotazione, facendo il turnover, arrivare al livello che abbiamo mostrato contro l'Inter mi sembra molto positivo. E se qualcuno mi chiede preferisce cambiare 70 minuti o 20 minuti alla fine come è andato la partita, io preferisco 70 minuti perché se io vado al Far West e devo fare un duelo, non so se si dice così in italiano, io preferisco colpire 7 volte come abbiamo fatto noi
prima che l'altro colpisce due volte. Perché? Perché è un vantaggio, chiaramente. E credo, e ripeto, noi abbiamo un problema, dobbiamo gestire meglio queste situazioni delle partite. Però la squadra ha giocato un calcio bellissimo, ha vinto due titoli che a me, i tifosi mi dicono: mister, deve rimanere, mai abbiamo giocato così bello in tanti anni, mister, abbiamo vinto un titolo, dobbiamo vincere ancora un altro. Questo me lo dicono i tifosi ogni giorno. E dopo, quando invio il messaggio di spalla a spalla, qualcuno dice: no, però doveva fare questo, no, ma questi 20 minuti, no, però deve fare. Obiettivo: vincere la prossima partita, puntare e andare avanti all'Europa League, perché le squadre sono fortissime, al di là di quello che dicano queste imprese delle scommesse, le squadre sono fortissime. E puntare a vincere il Dinamo Mosca, e dopo la Verona, e dopo guardiamo un'altra volta l'Europa League. Ho risposto o no? No. Però mi avete capito, no? No, magari io non ho capito. Tutti e due gli obiettivi sono possibili, ecco. Tutti e tre? Tutti e due, perché io parlavo di Europa League e di campionato. Sì, però il campionato è arrivare il più alto possibile. Può essere raggiungere la Roma, può essere il terzo posto, non lo so, perché fino alla fine, se noi vinciamo tutte le partite, da oggi alla ultima partita, e la Lazio fa lo stesso, giochiamo contro la Lazio. Il secondo, il terzo posto, qua. Se noi pareggiamo, perdiamo qualche partita, la Lazio in vantaggio, sì, però le ultime 10 partite normalmente di un campionato è dove si gioca tutto, il campionato, l'Europa League, la Coppa. E io sono contentissimo come allenatore di vedere una squadra che gioca così bene e che arriva a questo punto con la possibilità di anche lottare in tre competizioni. Credo che è chiaro, che vogliamo vedere il bicchiere mezzo vuoto, che diciamo sì, però 20 minuti, sì, però io preferisco 70 minuti al livello che abbiamo giocato. Preferisco vedere la squadra reagire dopo la sconfitta con il Torino e giocare contro la Lazio a un altro livello altissimo. Sono molto tranquillo e continuo a dire lo stesso, spalla a spalla. Che vogliamo capire questo? No. Che vogliamo fare una inchiesta per sapere se dobbiamo giocare con una difesa 10 o con un allenatore diverso? Possiamo fare il discorso, però io vedo una squadra forte, una squadra unita, una squadra che sa che cosa deve fare. E se un giocatore è arrabbiato, meglio così, da di più in campo. Noi dobbiamo dimostrare in campo quello che facciamo ogni allenamento. Qualche volta lo facciamo benissimo, qualche volta dobbiamo ancora migliorare. Corriere dello Sport. Allora. Ovviamente hai detto che i tifosi ti chiedono di restare e non ci hai detto cosa gli ha risposto. Aprile. Più o meno seria. È più importante segnare, cioè quindi giocare per segnare o giocare per evitare di pigliare gol? Sempre dobbiamo fare gol e dobbiamo trovare l'equilibrio, però in questa intervista in Spagna dicono no, è un allenatore difensivo e qui sono troppo offensivo. Io, se ho vinto qualcosa, è stato sempre con l'equilibrio, attaccare e difendere bene. Una squadra che ha equilibrio può attaccare e fare tante occasioni come abbiamo fatto noi e non avere nessun problema per 70 minuti. Dobbiamo trovare l'equilibrio, perché? Perché questi 20 minuti dobbiamo gestirlo meglio. Sì, questa squadra le manca questo passaggio avanti, di essere più equilibrata, più matura. È vero, la realtà è che facciamo? Lavorare, non possiamo fare un'altra cosa. Però a me piace fare gol e mi piace non subire gol. Un'altra cosa che è inevitabile dopo quello che gli hai detto, anche perché devo organizzarmi, il primo aprile o il 30 aprile? Aprile è un mese lungo con 30 giorni, il 16 è il mio compleanno, credo che sia qualche partita. Dopo il 16 possiamo. Mi servisce già altri 15 giorni quasi. Primo aprile potrebbe essere. Aprile è aprile, però ripeto, no, non cambia nulla, perché continuiamo a dire no, questo lì, mamma. Sì, lo so, questo non è nessun dubbio, però non cambia nulla nel mio atteggiamento. Io voglio vincere ogni partita fino alla fine, un anno, due anni, tre anni. E se vado a allenare all'Estremadura come ho fatto tanti anni fa, voglio vincere lo stesso. Radio Chris Chris. Buongiorno. Buongiorno. Eccoci, salve mister. Ha parlato di equilibrio. Io la riporto sull'Europa League e sulla partita di domani, perché la Dinamo Mosca sembra avere un grande equilibrio in Europa. Ha vinto 6 partite su 6 nel girone, ha pareggiato la prima con l'Anderlecht, ha vinto la seconda. È una squadra bella organizzata. Allora volevo un suo commento, un suo parere su questa formazione.
Sì, è una squadra che avanti ha giocatori di qualità, con velocità, ripeto, Cocorin e Valbuena sono occuranti, sono giocatori che tutti conoscono, però anche forza e la difesa sono aggressivi, centrocampo, hanno giocatori di corsa che sanno giocare, è una squadra che sa che cosa fa in campo. Se noi facciamo una partita a livello della partita che abbiamo fatto contro l'Inter, io ho fiducia che possiamo vincerla e vedere il risultato per la seconda partita. Però una squadra che ha vinto tutte queste partite, che ha dimostrato un certo livello, dobbiamo avere attenzione, perché sarà difficile sicuro. Se dopo va bene, meglio così, però dobbiamo affrontare la partita con molto rispetto per una squadra che ha molta qualità. La seconda, siccome ha parlato anche di turnover, di rotazioni, abbiamo visto l'elenco dei convocati, non c'è Maggio, c'è un'altra volta Zuniga, se può essere l'occasione giusta per ritrovare Zuniga al primo minuto. Dipende, perché questi giocatori che sono infortunati, come è stato Lorenzo o Camillo, hanno bisogno di un po' di tempo e dipende da come va la partita, non è lo stesso se la partita va equilibrata e dobbiamo decidere, o se la partita va bene e dare un po' di fiducia. Abbiamo fiducia nella sua qualità, però anche i compagni stanno bene, dobbiamo vedere come va la partita e dopo ci possiamo. Però sempre ricordarle un premio a un giocatore significa toglierselo a un altro che lavora. Non è facile dire sì, lui merita, sì, ma anche l'altro merita. Per questo preferisco vedere come va e dopo decidere. Caro Leo, mister, volevo andare sul discorso dell'equilibrio per dire che secondo me è praticamente stato trovato l'equilibrio, perché una squadra, guarda, le ultime due partite, ne potrei citare tante, costruisce 9 palle gol lasciandone 3 agli avversari. Tutto sommato l'equilibrio l'ha trovato, il problema può essere più legato alle situazioni, no? Che poi non si concretizzano nel momento in cui hai le palle gol, e si concretizzano con una percentuale troppo alta nel momento in cui le hanno gli avversari. Quindi l'allenatore, che è un creatore di presupposti più che altro, cioè io metto la squadra nelle condizioni di fare 9 palle gol e di lasciare 3 agli avversari, come può intervenire invece sull'aspetto situazionale? Sì, io questa, dopo la partita mi dicono no, è arrabbiato, no, ero arrabbiato, ero dispiaciuto per il pareggio, però più per un rigore che non si doveva fare, più per il gol che è entrato tra le 3 giocatori che erano là, che poteva andare un'altra, andare fuori, più per, se noi lavoriamo su evitare un filtrante, mi dispiace vedere che fanno un filtrante e dopo facciamo un errore, più che il secondo e il primo. Su queste cose dobbiamo continuare a lavorare e io sono d'accordo, quest'anno la squadra subisce meno ripartenze, abbiamo meno problemi, e facciamo qualche errore e paghiamo per questo errore, paghiamo caro, però la squadra mi sembra molto più equilibrata e ancora continua a creare occasioni nette che possono cambiare tutto, tutta la partita, perché con 2-0 io avevo il cambio preparato di Jonathan per dare una mano a Strinic, abbiamo subito il gol, mi dispiace, è stato così, e dopo tenere un po' la palla era quello che si cercava, non l'abbiamo fatto. E su questo dobbiamo migliorare, però l'equilibrio, la squadra è molto più equilibrata che l'anno scorso. Non ti farò mai una domanda sul rinnovo, aspetterò aprile, veramente io non la farò mai, la fanno tanti colleghi, io non la faccio. Ti voglio solamente dire che sarà probabilmente, no, come sensazione mia, il terzo anno quello buono, perché nel primo nel secondo hai risolto il problema dell'equilibrio, nel terzo potresti risolvere quest'ultimo problema, potrebbe essere quello perfetto. Così come sensazione da osservatore di calcio, penso che ti sarà passata anche a te nella mente questa cosa, ma non è una domanda per capire in generale, sì. Dico, può essere così il passaggio, primo, secondo, terzo anno quello giusto per un tecnico? Io parlavo in Corciano con Bielsa l'altro giorno del suo percorso nelle Olimpiadi di Marsiglia e lui diceva, adesso sto arrivando a un livello di intendimento con la squadra che mi piace tantissimo, sempre un po', questa è la difficoltà per ogni allenatore, questo non è Inghilterra, qui se puoi cambiare un allenatore dopo 5 partite, se lo manda via e ritorna dopo 3 partite, dopo lo mandano via e ritorna, è un campionato diverso, in Inghilterra può essere 26 anni un allenatore, 15 anni un allenatore e si vede la mano dell'allenatore, qui ripeto, non è così facile, però chiaramente dal punto di vista del miglioramento di una squadra ogni anno si deve vedere qualcosa in più
quest'anno abbiamo visto più equilibrio, nel futuro aspettiamo la privilegia. Ultima. Mister, buongiorno. Dove si Dopo aver affrontato una squadra turca come il Trabzon, domani affrontiamo la Dinamo Mosca. Volevo sapere se lei in passato ha affrontato compagini russe e se sì, quali sono, possono essere le insidie di questa squadra, che hanno comunque giocatori di livello internazionale, quindi come tra andate e ritorno pensate di stanare la loro fase difensiva? Sì, qualcuna ho affrontato questi anni e sempre un po' lo stesso discorso. Sono squadre che hanno giocatori di molta qualità, sono squadre che quando vai in trasferta non sai, dipende dal momento, se loro hanno rientrato, stanno lavorando, se all'inizio del suo campionato, alla metà, se fa freddo, se non fa freddo, è un po' particolare. Per questo io ero molto contento dopo la partita in Turchia, perché la squadra è stato entrato in campo con la testa giusta, e questa partita, come ha detto anche Raul, dobbiamo essere concentrati e farlo bene, perché così sarà più facile gestire la seconda partita. Però non è facile giocare fuori, in trasferta, è sempre importante farlo bene, non fare degli errori e provare a fare gol e non subire per trovare questo equilibrio. Mister, le chiedo scusa, proprio l'ultimissima da pianeta. Buongiorno mister, premesso che può essere anche vero il discorso dei fatturati, poi ci sono squadre come lo Zenit, il Wolfsburg e la Roma che hanno un monte ingaggi più alto del Napoli, però lasciamo perdere questo. Nella gestione De Laurentiis in questi ultimi due anni finalmente si gioca su tre fronti, perché prima l'allenatore in precedenza sceglieva di giocare solo per una competizione. Ecco, da questo punto di vista il fatto di gestire tutti i giovani e qualcuno come Maggio, come Britos, ha avuto anche un affaticamento muscolare che ha giocato molto, e eventualmente è possibile che si può sacrificare anche qualche punto in campionato dove si può recuperare, mentre nelle competizioni europee o in Coppa Italia sulle due gare non si può sbagliare. In questo lei ne ha parlato con Paco De Michele per avere al massimo della forma di mandare in campo soprattutto delle coppe i giocatori che stanno meglio. Sì, certo, noi quando io ero giocatore si parlava di un microciclo e un macrociclo, e si faceva all'inizio piano piano, dopo lasciava e alla fine doveva la squadra doveva essere fisicamente a posto al massimo livello. Adesso non è così mai, dobbiamo arrivare sempre a un 80% per provare a essere al 100%, dipende dai risultati, dipende dalla testa, dipende dai giocatori che sono in campo. Però è una squadra, noi tanti anni che facciamo così, Paco, la carica che facciamo per ogni calciatore è per permettere alla squadra di essere sempre a un livello alto, sempre a un livello alto. Qualche volta dipende, ripeto, dei due risultati, dal punto di vista mentale può essere che la squadra ha calato, è facile dire fisicamente, ma non è così. I numeri, abbiamo fatto più corsa che l'Inter, con la Lazio abbiamo dimostrato al secondo tempo che una squadra fortissima che gioca una partita alla settimana e l'altra fortissima che gioca due partite alla settimana, anche tre qualche settimana, puoi correre, puoi giocare a un altissimo livello e anche vincere. Grazie a tutti. Grazie.